riformare la rete delle stazioni di servizio ed estendere il modello del self-service per riallinearsi ai prezzi praticati in Europa, secondo il presidente della seconda commissione consiliare Autilio, e sollecitando l'adozione di queste due misure, in estrema soluzione l'istituzione di una zona franca che si contrasta allo sproporzionato aumento del costo dei carburanti. Dall'anno scorso, come rivelano tra l'altro anche le stime di Federconsumatori e Adusbef, solo la benzina ha subito un rialzo di ben 34 centesimi di euro, passando da 1,37 agli attuali 1,70-1,80 per litro. Un incremento che, tenuto conto delle inevitabili ricadute inflazionistiche, pesa su ogni famiglia per oltre 700 euro annui. A queste condizioni sfidiamo chiunque, osserva l'esponente dell'IDV, a parlare della card carburante come un risultato positivo, specie per i cittadini della Val d'Agri. Piuttosto sarebbe auspicabile agevolare, attraverso una legislazione regionale attenta alle specificità territoriali, l'autonomia della rete delle stazioni di carburante. Una realtà, chiosa Autilio, che offre lavoro a 71.000 addetti, con 22.800 punti vendita, incassa 42 miliardi di euro e ne riversa nelle casse dello Stato circa 20.